Ciao, come state? Tutto bene? Ci ritroviamo per il nostro appuntamento del martedì mattina. Allora, intanto il mio weekend è passato in montagna. Sì, sono andata in montagna a cercare funghi, ma neanche l'ombra di funghi, mannaggia. Vabbè, magari ce ne sono, ma io non riesco a trovarne mai. Comunque, mentre ero in montagna, mi è venuto in mente, insomma, l'argomento da trattare. Perché? Volevo parlare di fatiche. Beh, intanto perché in montagna io effettivamente ho fatto anche un po' di fatica a salire, a cercare, insomma, andare su nei boschi, a arrampicarmi per cercare appunto i funghi, cercare anche delle betulle che mi servivano, le foglie di betulle che mi servivano per la sauna, e ho fatto fatica, 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 ma mi sono anche ricordata che a inizio settembre, in uno degli eventi che ho appunto presentato, ho conosciuto una scrittrice, questa scrittrice qui, Enrica Tesio, che ha scritto Tutta la stanchezza del mondo, un libro simpaticissimo, tra l'altro lei è anche molto simpatica, dove descrive un po' le sue 12 fatiche, quasi come quelle di Ercole, dopo che, insomma, aveva letto, o meglio, era uscita la notizia anni fa del Papa Ratzinger che si dimetteva in quanto non malato ma stanco. Ecco, lei ha ripercorso un po', quelle che potevano essere le sue stanchezze, le sue fatiche, dall'amore al lavoro, ai figli, insomma, tutta una serie, ai social, seguire i social. E da lì ecco che mi è venuta in mente la domanda da farvi. E allora mi sono detta, se per me è stato faticoso salire in montagna, una delle tante fatiche che io faccio, ma in realtà la fatica più grande, sapete qual è la mia? È che in qualche modo non riesco proprio sempre a concludere il lavoro che faccio, nel senso che arrivo al 90% e poi l'ultimo 10% mi fermo e faccio proprio fatica a chiudere quelli che sono i progetti. Per me questa è, diciamo, la mia fatica più grande. E allora vorrei sapere da voi, e poi ne parleremo logicamente anche domani mattina, sapere un pochettino qual è la vostra fatica più grande in qualsiasi campo. Per cui aspetto le vostre risposte, vi aspetto domani come sempre, puntuali alle 9:30 per un'altra diretta del martedì mattina. Ciao, un bacio, a domani.